Buongiorno, eccoci qui per fare la nostra terza lezione che riguarda un settore dell'arte marziale, in particolare del nostro stile Kung Fu Taolong, che è quello delle evoluzioni. Cosa sono le evoluzioni? Sono esercizi appunto come capriole, ruote, eccetera, che vengono svolti all'interno dell'arte marziale come parte come divertimento ovviamente dell'atleta e sua capacità. Ma soprattutto vengono poi inserite nel combattimento e servono appunto a portare maggiore plasticità al combattimento. La cosa importante è che noi in questa lezione studieremo le prime due, che sono quelle basilari, diciamo, che fanno parte della prima parte del programma, e poi in un secondo tempo vi farò vedere altre evoluzioni che praticherà mio figlio, che potranno essere, diciamo, materia per chi è un pochino più avanzato e ha voglia di fare anche qualcosa di più. Una cosa importante, ti chiedo di fare molta attenzione allo spazio di allenamento. Fai attenzione di rispettare comunque gli altri membri della tua famiglia e cerca comunque di avere una zona di lavoro adatta alle tue necessità. Quindi comunque ti consiglio di controllare che non ci siano mobili, che non ci siano cose che puoi rompere e magari potresti comunque procurarti un tappetino per cominciare le prime cose. Bene, detto questo, andiamo a cominciare con la prima evoluzione, quella che tutti i bambini, anche molto piccoli, fanno e che chiamano appunto capriola. Nel nostro stile viene chiamata rotolamento. E va eseguita in un modo, se eseguita in questo modo tecnico, come ora andrò a spiegarti, farà in modo che tu non abbia nessun problema nello sbattere la schiena o il collo, che sono i due punti, diciamo, difficili di passaggio del rotolamento. La cosa importante è accosciarsi bene, portare i piedi a terra, lasciando i talloni a terra e spostare le braccia. Ora ti farò vedere la posizione e poi eseguiremo insieme il rotolamento. Quindi, la prima posizione da portare avanti è piedi alla stessa, diciamo, grandi quanto le spalle e all'accosciata completa con i talloni a terra. Questa. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, esattamente nel punto in cui cadono, e spostiamo il nostro peso in avanti in modo che le mani tocchino a terra. Ecco, questa posizione è quella che ti permette di passare con tutto il resto del corpo e nella giusta posizione. Infatti, se le mani fossero troppo vicine, potresti insaccare il collo. Se fossero troppo lontane, potresti sbattere la zona lombare. Quindi la giusta e corretta posizione è mani che scendono esattamente dove cadono le ginocchia. Ecco, fatto questo, puoi svolgere il tuo rotolamento. L'altra cosa importante da fare è portare le mani sulla zona delle tibie e sollevarsi possibilmente senza andare a lasciar cadere le gambe pesantemente a terra e le braccia giù, cioè non dobbiamo cadere in questa posizione, ma bensì sollevarci appunto in questa. Un'altra cosa importante, se non hai mai praticato questa evoluzione, potrebbe girarti un pochino la testa, quindi ti consiglio di svolgerla una per volta, perché poi è importante arrivare a due o tre passaggi successivi, ogni volta alzandoti e dando il tempo alla tua testa di riprendere l'equilibrio. Quindi in questo modo. Se resti qualche secondo in questa posizione, sicuramente la testa poi non ti girerà più. E tu potrai svolgere questa evoluzione più e più volte divertendoti. Qua. Prima evoluzione, rotolamento. Seconda evoluzione, ruota. Nel nostro stile invece la ruota va praticata portando le mani a terra perché fa parte appunto dello stadio di combattimento e le gambe vengono usate per colpire l'avversario. È importante tenere le braccia giù. È importante anche che le gambe e le mani siano sulla stessa linea. Ecco. La cosa importante però, che se non hai mai praticato questa evoluzione, si può partire da un movimento di base molto più semplice.
Posizione laterale con le punte dei piedi che guardano in quella direzione. Le braccia si spostano sulla stessa linea dei piedi, portando però la punta delle dita nel senso opposto, cioè punte dei piedi di qua, punte delle mani di là, in questo modo. Dopodiché eseguiremo due passi, sì che tu prenda dimestichezza fino ad arrivare all'evoluzione completa, che è questa. Eseguiremo questo esercizio da una parte e dall'altra. Stesso movimento, mani a terra, passo, passo, su e poi di nuovo la ruota. Ecco qua. Queste due evoluzioni, il rotolamento e la ruota, fanno parte del nostro programma almeno del primo anno. Quindi diciamo che per chi approccia l'arte marziale, questo può essere già un buon inizio. Ma al di là di questo, ho il piacere di farti vedere anche qualche altra evoluzione che eseguirà mio figlio qui per te. Sei pronto a vederla, a divertirti? E se la conosci già, falla anche tu, a casa, ovviamente in tutta sicurezza. Rotolamento indietro. Kip indietro. Altra evoluzione, rondata, parte con movimento di ruota, ma i piedi si uniscono per aria e scendono insieme. Rovesciata, ribaltata. Allora, grazie atleti, buon lavoro. Mi raccomando, sempre la solita cosa importante è che tu faccia attenzione a rispettare comunque anche lo spazio altrui mentre intanto ti stai divertendo. Ciao, alla prossima!